fashion youtubers in beauty sono tornate con i top e i flop del periodo. Sigla! Ciao bellezze, bentornate. Oggi video in collaborazione con il mio gruppo di Facebook Fashion Youtubers in Beauty. Ve lo lascio su e naturalmente ve lo lascio nell'info box insieme a tutti i canali che partecipano a questa collaborazione. Siamo davvero tantissimi canali, vi consiglio di andare a vedere tutti i video perché sono veramente interessanti come canali e naturalmente la tipologia di video che facciamo questo mese è molto seguita. Vi proponiamo i top e i flop del periodo. Vi faremo vedere un massimo di 10 prodotti che ci sono piaciuti e che non ci sono piaciuti e vi daremo la nostra opinione al riguardo. Inizio il video con due flop, fortunatamente ho solo due flop e sono di Avon. Il fatto che io sia una rappresentante Avon non vuol dire che io debba comunque promuovere ogni prodotto di questo brand. Ci sono dei flop e io ne ho beccati due. Quindi ve ne voglio parlare. Naturalmente le review sono molto soggettive, i giudizi sono molto soggettivi, prendeteli con le pinze, ma ve ne devo assolutamente parlare. Iniziamo con questo prodottino qui della linea Enew per la skin. Sono 30 dischetti esfolianti per la skin. Allora, vi mostro come sono fatti praticamente. Sono dischetti che hanno da un lato il nido d'ape e da un lato sono completamente lisci, sono imbevuti e teoricamente sono 30 perché dovrebbero bastarci per 30 giorni, ma insomma io sto facendo fatica a finirli. Non sono per niente esfolianti e sono pieni di alcol. Io ci sento l'alcol all'interno, onestamente a me piacciono e non ne vedo assolutamente l'utilità, cioè io non vedo l'utilità di questi dischetti, perché se il prodotto viene a contatto con gli occhi brucia, devo risciacquare il viso perché mi sento il viso irritato, cioè a me non piacciono proprio per nulla, quindi onestamente li boccio, per me insomma sono veramente bocciati. Altro prodotto che devo bocciare è questo prodotto della Clear Skin, questo qui, che serve praticamente per togliere i punti neri, le imperfezioni e tutto quanto. Praticamente è un gel che una volta steso, dopo un paio di minuti si secca e dovresti poi tirare a strappo questo prodotto e i punti neri dovrebbero insomma venir via, tipo come si secca, si dovrebbe seccare tipo come una ceretta, ma questo non si secca. Ho provato anche a mettere meno prodotto per cercare di fare lo strato un po' più leggero, forse sono io che non lo so utilizzare, ma ho provato, ripeto, a mettere anche meno prodotto, non si secca, quindi automaticamente non posso strapparlo, i punti neri stanno sempre dove stanno, non capisco come utilizzarlo, magari sono io, ragazze, se mi potete dare un consiglio su come utilizzarlo oppure su come sfruttarlo, perché onestamente questo prodotto è nato per togliere i punti neri, ma a me non toglie proprio nulla perché non si secca, quindi non posso, è sempre fresco quando vado a stenderlo, è sempre fresco e quindi non riesco a utilizzarlo onestamente. Passiamo ai top. Voglio parlarvi proprio di Avon, di due prodotti Avon. Questi prodotti Avon mi sono piaciuti, quindi devo assolutamente promuoverli. Il primo che promuovo è questo qui. Questo è lo shampoo a secco di Avon. Mi sono trovata bene con questo shampoo. Sapete che io ho i capelli grassi e quindi a metà settimana lo utilizzo per attenuare un po' il sebo in eccesso, quando proprio non ho il tempo di farmi lo shampoo. Allora, se devo dire che questo shampoo mi risolve il problema al 100%, no, perché non mi dà la sensazione di pulito che ti può dare solo lo shampoo, ma fa una cosa molto importante: asciuga completamente il sebo dalle radici, quindi va a seccare e il capello apparentemente, esteticamente, sembra pulito.
anche se non hai quella sensazione di pulito, di leggerezza che ti dà il capello appena lavato, però comunque esteticamente elimina quella patina di grasso che si forma dopo 2-3 giorni sul cuoio capelluto. Quindi è importante, è già un grande passo per me, perché mi permette di non farmi lo shampoo, di allungare i tempi anche di un paio di giorni, quindi è importante. E oltre a questo non mi provoca prurito, non mi provoca nessun tipo di irritazione, è un buon prodotto, per quello che costa vale veramente la pena, veramente buono, un top. Altro top di Avon, vi faccio vedere la mia amata crema al cocco, la multiuso. Questa è un'ottima crema che io amo particolarmente, perché praticamente è cocco puro e poi sembra di stare in spiaggia. Mi dà l'impressione che sto in spiaggia quando sento il profumo di questa crema, assolutamente meraviglioso. È molto burrosa, diciamo che in questo periodo è leggermente corposa, in inverno è il top, fino a primavera inoltrata. Penso che da ora in poi la metterò un po' da parte, però è veramente top, insomma si può usare per la maggior parte dell'anno. Chiaramente nei periodi estivi, quando fa caldo, preferiamo le cose un po' più fresche, però è veramente molto molto buona, fantastica. Passiamo al make up, vi mostro questa palettina della Freedom, questa qui, una palette completamente nude. Ci sono tutte le tonalità più chiare e un punto più scure. Mi trovo veramente benissimo, ragazze, per il trucco di tutti i giorni. La straamo, è molto molto pigmentata, quindi io assolutamente la consiglio. Ecco qui, guardate che meraviglia, questi sono i colori più scuri. Assolutamente un prodotto che è un top, poi costa veramente pochissimo, costa sui 4,95 euro, massimo 5 euro, quindi davvero meravigliosa. Altro top, questa matita di Mia Makeup, guardate che bella, vi faccio lo swatch. Allora ragazze, è una matita occhi con un'ottima texture e ottima per l'interno occhi, mi piace veramente tantissimo, la uso molto in questo periodo. E davvero un'ottima ottima matita, tra l'altro low cost. Poi altro prodotto top, questo prodotto per le sopracciglia, questo è in gel della NYX ed è un prodotto waterproof che fa effetto tatuaggio, si fissa sulle sopracciglia, quindi è resistente all'acqua, non rischiamo di trovarci le sopracciglia tutte sbiadite, scolorite oppure sbavate. È assolutamente fantastico, in special modo nei periodi estivi è veramente il top. Ve lo consiglio, costa pochissimo da NYX, è veramente buono. Poi ci sono varie tonalità, questo mi è stato consigliato dalla mia amica Michela, a cui mando un grande bacio. Grazie, i tuoi consigli sono sempre meravigliosi. Ultimo prodotto che vi mostro, questo correttore della Catrice, questo è il Camouflage 025, è un correttore meraviglioso, molto molto coprente, io mi trovo veramente bene, con un'ottima texture, non va nelle pieghe, il costo è sui 3,99-4 euro, veramente ottimo, è adattissimo per le signore della mia età, quindi super coprente, mi piace tantissimo. Ve lo consiglio, io insomma lo sto amando veramente alla follia, per me è veramente il top. Questi tutti i miei top e tutti i miei flop, io vi ringrazio di avermi seguita. Se vi è piaciuto il video, spolliciatelo in su, andate a vedere anche le ragazze che cosa vi mostreranno nei loro top e nei loro flop. Io vi do appuntamento alla prossima volta, mi raccomando fate le brave, condividete il video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella così non perdete i prossimi video, chiedo scusa
In ultimo per la voce, ma purtroppo sono raffreddata, io vi mando un grande bacio e mi raccomando fate le brave e noi se vi va ci vediamo la prossima volta. Grazie a tutte, grazie alle Passion YouTubers in Beauty, mando un bacio alle ragazze e ci vediamo la prossima volta. Ciao bellezze!